canale YouTube di Luigi Gaudio. Piangi piangi di Edoardo Sanguinetti. Ecco, Edoardo Sanguinetti ha fatto parte di un gruppo di avanguardisti, non so, di intellettuali, che negli anni 60, gruppo di cui faceva parte anche Umberto Eco, negli anni 60 hanno deciso di rivoluzionare, di cambiare insomma la letteratura, di far sì che la letteratura diventasse qualcosa di vicino alla gente, no? E anche andando a incontrare Palazzeschi, per esempio, che invece era un poeta di un'avanguardia di inizio secolo. Ecco, negli anni 60, questa lirica infatti è stata, questo era il gruppo 63, questa lirica è stata scritta, pubblicata, non so, nel 1964. Negli anni 60 dovete sapere che c'era il miracolo economico, cioè c'era un boom economico straordinario, e la diffusione del consumismo, in quanto c'era stata in Italia una industrializzazione. E diciamo che il poeta Edoardo Sanguinetti utilizza lo strumento della poesia in un modo molto originale stavolta, proprio per farci riflettere sull'assurdità dell'accumulo, del consumismo, sull'assurdità di questo assunto, cioè che per essere felici sarebbe sufficiente avere sempre di più. Ci sono delle cose, ci fa capire Edoardo Sanguinetti attraverso questa poesia, ci sono delle cose che si possono comprare e tutto sommato non sono le cose più importanti, e invece ci sono altre cose che non si possono comprare e queste sono le cose più importanti della vita. A me piace molto questa poesia. Piangi, piangi, che ti comprerò una lunga spada blu di plastica, un frigorifero Bosch in miniatura, un salvadanaio di terracotta, un quaderno con 13 righe, un'azione della Montecatini. Piangi, piangi, che ti comprerò una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, un robot, un catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica con bandierine vittoriose. Piangi, piangi, che ti comprerò un grosso capidoglio di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata con una gamba di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bomba a mano. Piangi, piangi, che ti comprerò tanti francobolli dell'Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di legno, tante teste di moro, tante teste di morto. Oh, ridi, ridi, che ti comprerò un fratellino, che così tu lo chiami per nome, che così tu lo chiami Michele. È bella questa poesia. Allora, adesso ma l'abbiamo letta tutta, giusto, di filato, perché ci piaceva leggerla tutta di filato. Adesso magari la spieghiamo, giusto? Allora, proviamo a immaginare il piccolo bambino viziato che piangendo ottiene qualcosa dalla madre. È capriccioso, vuole qualcosa di più, sempre di più. E allora dice: cosa vuoi? Ti do una lunga spada blu di plastica. Queste, cominciamo con le cose che effettivamente magari chiedono anche i ragazzini, i bambini, cioè giocattoli, un frigorifero Bosch in miniatura. Però notate che dice che Bosch, come dire, entra dentro il mercato, l'economia, in questa poesia, e quindi la marca dell'elettrodomestico tedesco, una buona marca tra virgolette di elettrodomestico, che ovviamente viene presentato tramite la pubblicità, per esempio, viene presentato come un prodotto di qualità. Un salvadanaio di terracotta, così intanto accumuli altri soldi. Un quaderno con 13 righe. Ah, sì, stavi dicendo, scusa Alessandra? Niente, ci sono. Sì, ci sono i vari tipi di quaderni: quelli con 13 righe, quelli con 14, quelli con i bordi, senza bordi. Un'azione della Montecatini. Ecco, già in questa, alla fine di questa strofa c'è qualcosa di strano. Mi sembra strano, per esempio, che un bambino
chieda come dono, come regalo, un'azione della Montecatini. Però è chiaro che questa espressione sta a indicare un po' una denuncia del capitalismo, no? Il capitalismo si fonda sulla gente che compra le azioni, in sostanza, no? Qui potremmo riflettere su tante cose. Pensate per esempio alle persone che hanno comprato le azioni delle ditte e in questi ultimi anni, a causa della crisi economica, hanno perso tanti soldi, no? Piangi che ti comprerò una piccola maschera antigas. E cosa serve un bambino la maschera antigas, no? Però anche qua forse denunce gli eccessi, sì, oppure denunce implicite di, non so, di cose che avvengono, per esempio allora l'inquinamento piuttosto che le armi chimiche. Poi un flacone di sciroppo ricostituente, un robot, un catechismo con illustrazioni a colori. Ovviamente dovete sapere che Edoardo Sanguinetti è abbastanza ironico e caustico nei confronti della religione nei suoi testi. Infatti la sezione da cui è tratta questa poesia si intitola Il Purgatorio dell'Inferno. Poi ancora, una carta geografica con bandierine vittoriose. La carta geografica con bandierine vittoriose, il risico, il mondo visto come una sorta di grande gioco in cui i potenti mettono le loro bandierine vittoriose. Poi ti comprano un grosso capidoglio di gomma piuma, un albero di Natale, anche quello che appunto abbiamo visto, la religione viene mercificata, no? Anche un poeta cattolico, abbiamo spiegato che Edoardo Sanguinetti non era assolutamente un poeta cattolico, ma anche un poeta cattolico potrebbe sottoscrivere e potrebbe anche lui concepire o colpire in modo ironico il modo consumistico con cui, insomma, certe volte ci si accosta alla religione. Un pirata con una gamba di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bella bomba a mano. Anche qua ironia antimilitarista, ovviamente. E tra l'altro la ripetizione di bella è anche questa molto, molto ironica. Poi ti comprano tanti francobolli dell'Algeria francese. Qua potremmo farci venire in mente il colonialismo, perché l'Algeria allora si stava combattendo, se non sbaglio aveva già vinto, insomma, la sua lotta per rendersi indipendente dalla Francia. Succhi di frutta, teste di legno, teste di moro, teste di morto. Stavolta invece abbiamo un gioco di parole. Le teste di legno potrebbero essere anche le teste dure riferite ai francesi. Le teste di moro potrebbero essere gli algerini. E invece le teste di morto sono le vittime della guerra, la guerra di Algeria, appunto, vittime sia da una parte sia dall'altra. Però ecco, nell'ultima strofa c'è la parte più significativa, insomma, direi, di questa poesia. Cioè dice, tutto cambia nell'ultima strofa. Infatti stavolta non comincia la strofa con piangi piangi, ma con ridi ridi. Ecco, notate che non ci sono sostanziali, è quasi una poesia prosastica, quasi si va a capo quasi senza soluzione di continuità. Dice però stavolta ridi. Perché quando piangi sei capriccioso perché vuoi ottenere le cose appunto piangendo, e sono tutto sommato cose di cui puoi anche fare a meno. Invece adesso sta arrivando qualcuno di cui non puoi fare a meno, cioè un fratello, un fratellino. E questa cosa, come stavo spiegando all'inizio, non è una cosa che tu puoi comprare, non te la posso dare perché la compro, è il frutto di un amore. E quindi è una cosa completamente diversa, si contrappone a tutte le altre cose che io posso comprare espresse nelle strofe precedenti. Infatti dice, ridi ridi che ti compro un fratellino, invece non si può comprare, abbiamo detto, il fratellino, quindi è ironico questo ti compro un fratellino. Che così tu lo chiami Michele, beh, perché si chiamerà così il fratellino? Ah, che ha un nome, insomma, ecco. È vero che oggi come oggi, e sappiamo dalle cronache che certe volte accade questo,
laddove non è possibile l'adozione legale, certe volte alcune persone si comprano dei bambini andando illegalmente in certi paesi, pagando per avere un bambino in adozione, ma generalmente non accade così. E quindi dice, secondo me è ironica questa espressione, ti compro un fratellino. Tu lo chiami per nome, quindi dai un nome a questo fratellino, a una persona, no? Quindi non puoi chiamare per nome una cosa. Ci sono le persone, le chiami per nome, le cose invece le prendi, le usi, le getti e basta. Altri video didattici su attuttascuola.it.